Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme un'altra idea bomboniera davvero facilissima, economica da realizzare, ma soprattutto sarà una bomboniera utile, perché questo sarà poi un portamonete che potrà essere utilizzato, insomma, per la vita quotidiana. Per realizzare questo progetto ci servirà una cerniera lunga 20 cm di plastica, mi raccomando, non quella in acciaio. Poi ci serviranno due rettangoli di ecopelle della misura di 13,5 cm per 11 cm e altri due rettangoli di scofa della stessa misura del tessuto che voi poi deciderete di inserire all'interno del vostro portamonete. E dopodiché ci serviranno dei ritagli di scofa per realizzare le bandierine. Allora, per prima cosa prendiamo il nostro rettangolo di ecopelle, lo posizioniamo lungo il lato più lungo, prendiamo la nostra cerniera, mi raccomando, il cursore lo mettiamo a testa in giù in questo modo. La posizioniamo più o meno in centro. Prendo l'altro rettangolo di scoffa, che sarà poi la parte interna del mio portamonete, lo appoggio sopra, mi accerco che tutti i lati coincidano, blocco con degli spilli e vado a cucire lungo tutto questo lato. Ok, una volta che avete cucito la prima parte, quindi questo sarà il risultato. Andiamo a piegare perfettamente questo lato qua. Le copelle è un po' duro, quindi dovete un po' sforzarvi. Facciamo combaciare perfettamente la scoffa, quindi le copelle dovrà coincidere con il tessuto e andiamo a ricucire praticamente lungo tutto questo lato. Questo sarà il risultato che otterrete una volta cucita la vostra cerniera, il primo lato della vostra cerniera. A questo punto, prima di andare a cucire l'altra parte della cerniera, andiamo a realizzare la nostra applicazione in stoffa. Dato che l'applicazione sono delle bandierine e l'ho posizionata in modo un po' curvo, è necessario, secondo me, eseguirlo in questo momento. Quindi cosa facciamo? Prenderemo i nostri ritagli di tessuto sul quale noi andremo a stirare la nostra carta biadesiva, perché attacca su due parti, quindi la parte più ruvida l'appoggiamo sul rovescio della nostra stoffa, stiriamo sopra. Una volta stirato sopra, ci appoggeremo la nostra sagoma, quindi in questo caso un triangolino, lo disegniamo, tagliamo, togliamo la pellicola e il tessuto sarà più duro e sarà praticamente adesivo. Poi per incollarlo praticamente sopra la nostra ecopelle dovremo poi metterlo e stirarlo. L'ultimo passaggio ve lo faccio vedere. Per il resto su come applicare la carta termoadesiva sul tessuto, ripeto, vi invito a guardare il mio video tutorial che trovate sul mio canale. Perfetto, questo sarà il risultato. Quindi noi adesso cosa facciamo? Andiamo a cucirci praticamente sopra, creando quel contorno di ogni singola bandierina. È molto semplice, basta passarci sopra con la macchina da cucire andando molto piano. Per fare questo passaggio, mi raccomando, non lasciate i due tessuti appoggiati, l'aprite in questo modo e dopo andate a cucire tutte le bandierine e poi passare sempre con sopra la macchina da cucire e creare tutta una linea lungo tutto il lato più lungo delle vostre bandierine. Io utilizzerò il filo bianco, ma se voi volete creare un maggiore contrasto, potrete anche utilizzare il filo nero. Questo sarà il risultato che voi otterrete. Come vedete, la parte poi interna io non l'ho cucita, quindi ho aperto completamente le due parti e poi sono andata a ricamarci praticamente sopra con la macchina da cucire. Arrivati a questo punto, procediamo in questo modo. Andiamo a prendere gli altri due rettangoli di stoffa, appoggiamo le copelle su ecopelle, quindi dritto contro dritto in questo modo, l'altro rettangolo dritto contro dritto in quest'altro modo. Facciamo coincidere tutto perfettamente. Una volta che ci siamo assicurate che i lati coincidano, quindi il lato superiore con i due lati laterali devono combaciare, blocchiamo con degli spilli e andiamo a fare la stessa cosa che avevamo fatto prima per cucire la cerniera. Andiamo a cucire lungo tutto il lato più lungo.
Piccolo consiglio prima di andare a cucire: rigirate sempre il lavoro per accertarvi che quello che vedete di fronte è la stessa cosa del retro, perché spesso magari dalla fretta pensiamo di aver fatto combaciare tutto, non ci preoccupiamo di rigirare il lavoro e andiamo a cucire male. È ovvio che la parte inferiore non coincida, perché noi adesso stiamo andando a cucire più in alto, ok? Quando siete sicure che coincida tutto, procedete alla cucitura. Perfetto, una volta che abbiamo cucito, apriamo come avevamo fatto anche prima, facciamo combaciare perfettamente i due lati appena cuciti e andiamo a ricucire la parte che abbiamo appena cucito. Perfetto, questo sarà il risultato. Allora, apriamo la nostra cerniera, la posizioniamo più o meno qua, lasciate un bel po' di apertura, perché ci renderà la vita più semplice quando poi andremo a rigirare il nostro lavoro. Cosa facciamo? Facciamo coincidere le copelle con le copelle, quindi il tessuto che voi avete scelto per la parte esterna la fate combaciare, il tessuto che voi avete scelto per la parte interna lo fate combaciare in questo modo. Poi incominciate a bloccare tutto con degli spilli o delle mollettine ed andate a cucire tutto il contorno, ad eccezione di un'apertura che poi ci permetterà di rigirare il nostro lavoro e sarà più o meno nella parte centrale. La chakra è abbastanza ampia, adesso io l'apertura è di circa 6 centimetri. Una volta che avete bloccato, cucite tutto attorno a mezzo centimetro, lasciando questa apertura. Perfetto, una volta che avete cucito tutto il contorno, ad eccezione dell'apertura poi inferiore, quindi questa parte sarà poi la parte interna della vostra bustina, andiamo innanzitutto a tagliare l'eccesso. Perfetto, una volta che avete finito tutta la stoffa in eccesso, ricavate su un cartoncino un quadrato di 2 cm, 2 cm per lato, lo posizionate in questo modo, disegnate il vostro quadrato, lo posizionate dall'altra parte e disegnate il vostro quadratino, perché in questo modo andiamo a creare la profondità. Stessa cosa dall'altra parte, a questo punto tagliamo, apriamo in questo modo, facciamo coincidere la parte cucita, le due parti cucite, una e una, due, devono coincidere, blocchiamo, stessa cosa dall'altra parte. Mi raccomando, questo passaggio deve essere il più preciso possibile. Se non avete le mollettine, potete comunque utilizzare degli spilli. E andiamo a cucire le due aperture. Una volta che avete cucito le due aperture, fate la medesima cosa dall'altra parte, quindi tagliamo il quadrato che abbiamo precedentemente disegnato. Anche in questo caso blocchiamo con degli spilli e andiamo praticamente a fare la stessa cosa anche da questa parte, quindi andiamo a cucire le nostre due aperture laterali. Ok, questo è il risultato che voi otterrete. Dall'apertura che abbiamo lasciato aperta, andiamo praticamente a rigirare il nostro lavoro. A questo punto andiamo a cucire l'unica apertura che ci rimane. Pieghiamo in questo modo, stiriamo e dopo cuciamo con un punto a macchina semplice. Perfetto, una volta che poi avete sistemato per benino il tessuto interno, la vostra bustina portamonete è pronta. Per decorarla, soprattutto la cerniera, non ho fatto altro che ritagliare proprio a mano libera una scrisciolina di ecopelle. Lo inseriamo all'interno in questo modo, ok? Facciamo combaciare, ci creiamo un nodo, tagliamo l'eccesso e il nostro portamonete, bomboniera, è pronto. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, che vi sia stato di ispirazione, un'idea perfetta secondo me anche per Natale o per qualsiasi tipo di evento e cerimonia. Come sempre vi aspetto per il prossimo tutorial, ci vediamo al prossimo video. Grazie e alla prossima!